La tragedia di Via Genova, basta morti sul lavoro, è l'appello di sindacati, lavoratori e istituzioni in presidio oggi pomeriggio in Piazza Castello a Torino. Chiedono più sicurezza e più controlli dopo la morte dei tre operai nel crollo della gru. C'era per noi Camilla Nata. La parola sicurezza, scriviamocelo qua, sulla fronte. Io nel 2012 ho perso due colleghi. La gente non va per morire, va per lavorare, per poter portare un pezzo di pane a casa. Ancora una volta, di fronte all'ennesima strage sui cantieri, legata a tempi e modalità di lavoro, dove aumentano i rischi e la domanda risulta superiore alla capacità delle stesse imprese, la questione degli infortuni e degli incidenti andrebbe affrontata alla stregua di un'emergenza vera e propria, che quest'anno ha causato 40 morti solo in Piemonte. Rabbia e amarezza per i tre lavoratori morti nel crollo della gru di Via Genova. Quello che chiediamo è maggiore sicurezza, maggiori controlli sui cantieri, sui posti di lavoro e soprattutto formare e informare i lavoratori. E così sindacati, lavoratori e amministrazione comunale si sono riuniti in piazza di fronte alla prefettura per chiedere sicurezza e rispetto delle regole. Al prefetto, che se siamo soddisfatti per il fatto che c'è un provvedimento specifico per le edilizie e il superbonus, siamo molto preoccupati per la frenesia che si è messa in campo. Abbiamo posto in essere la questione di ripristinare il protocollo su legalità, trasparenza e sicurezza nel settore dell'edilizia. Ha previsto per il 12 gennaio un incontro convocato dal prefetto proprio per rivedere il protocollo sull'edilizia che risale al 2010. La salute non può essere sacrificata al lavoro o peggio ancora al profitto.